Questa mattina Goletta Verde è presente al porto di Salerno per dire no al progetto dei 70 milioni di euro previsto per la costa sud di Salerno da parte della provincia di Salerno. Ecco, facciamo un bilancio della mattinata. Sì, siamo qui a Salerno proprio per protestare anche come Goletta Verde contro il grande progetto per la protezione del litorale salernitano dall'erosione costiera. Riteniamo, come già ribadito alla presentazione delle nostre osservazioni, che è un'opera assolutamente inutile, c'è uno spreco immane di denaro pubblico, inoltre non, a nostro avviso non è un'opera che serve per proteggere realmente il litorale salernitano dall'erosione costiera. Ricordiamo appunto il lavoro che svolge Goletta Verde sulle coste appunto del Salernitano. Sì, Goletta Verde è una campagna che ha due obiettivi principalmente. Il primo è quello di fare il monitoraggio scientifico dell'inquinamento microbiologico, quindi con i nostri tecnici abbiamo proprio un laboratorio mobile attrezzato, effettuiamo prelievi delle acque, specialmente lì dove insistono possibili fonti di inquinamento come foci di fiumi o canali che arrivano sulle spiagge. E il secondo obiettivo ovviamente è quello di monitorare la costa a tutto tondo, quindi da opere diciamo di urbanistica anti paesaggio a tutto quello che c'è da dire per quanto riguarda l'abusivismo, quindi è un lavoro che diciamo portiamo avanti a 360 gradi per la tutela dell'ecosistema sia marino che costiero. In realtà noi abbiamo approfittato della presenza di Goletta Verde a Salerno, la storica imbarcazione di legamento che lei sì da decenni si preoccupa e difende il nostro mare, la nostra costa, per consegnare all'amministrazione provinciale di Salerno la bandiera nera dei pirati del mare per sottolineare, rimarcare la nostra avversione a questo grande, io lo chiamo solo grosso, progetto di pseudo salvaguardia del nostro litorale. Abbiamo consegnato questa bandiera perché questo progetto, lo diciamo fin dall'inizio, non ci convince. Riteniamo che sia inefficace e inefficiente per gli obiettivi che si propone e che sia costoso. 70 milioni di euro potrebbero essere utilizzati molto meglio, sia per provare a recuperare la nostra spiaggia, liberandola dal cemento, ma risorse che sarebbero utili pure per riqualificare il litorale a sud di Salerno, che veramente ricorda, con tutto il rispetto, la striscia di Gaza. È necessario investire bene questi soldi in progetti che siano efficienti, ma che siano sperimentali e reversibili, cioè che se non funzionano possono essere in corso d'opera modificati. Il progetto invece, così come è stato presentato, è un progetto rigido, sia rigido perché pone decine e decine di pennelli massi per milioni di metri cubi, ma reversibile pure perché non consente, una volta avviato, di essere rivisto. Insomma, poi l'unica strada obbligata è quella. Per tutte queste ragioni noi abbiamo ribadito la nostra avversione al progetto con il conferimento della bandiera nera. Questa mattina voi avete protocollato, insomma, dei documenti, quindi una richiesta. Come sarà la procedura dopo questa giornata? In realtà la cosa più crediamo più rigorosa che abbiamo fatto, che è quella che è suscettibile di dare maggiori frutti, è un ricorso al TAR. Naturalmente però queste iniziative, il conferimento della bandiera, serve a coinvolgere l'opinione pubblica, a farla riflettere, perché non abbia a dire da qui a 10 anni avevano ragione. Noi vorremmo che una volta tanto ci dessero ragione. Prima, noi siamo una sorta di medici di medicina preventiva, poi intervenire con il bisturi è doloroso, è faticoso e spesso purtroppo è pure inutile.